Allora, eccoci ancora qui e adesso il tempo stringe perché sono le 20:24, quindi tra 6 minuti comincerà a parlare Jerome Powell. Intanto saluto tutti gli amici che ci stanno seguendo anche sui nostri social perché siamo in diretta non solo sulle fonti.tv ma anche sul nostro canale YouTube, sulla nostra pagina Facebook e sulla nostra pagina di LinkedIn. Quindi se non siete ancora connessi con noi fatelo attraverso i social. Carlo dice buonasera, Manuela, buonasera a tutti. Alvio che sottolinea come il dollar index sembrerebbe scendere assai. Abbiamo già visto in realtà che il dollar index stava scendendo, andiamo a vederlo ancora, ma assai non mi pareva, però insomma potrebbe essere che nel momento beh, cede lo 0,17. Sì, sta perdendo un po' terreno, ma siamo sempre a 103, insomma, come dollar index. Vediamo soprattutto quando parlerà Powell e abbiamo visto anche che l'euro-dollaro si è mantenuto pressoché stabile. L'euro stava risalendo nei confronti del dollaro dello 0,29, siamo a 1,0550. Jean Ergas, buonasera, grazie per essere con Buonasera, noi. Bentrovato grandissimo sulle piacere anche fonti se TV. vuole, grazie. E allora, grazie per noi, peraltro seguiremo insieme a te proprio le parole di Powell. Senti, insomma, tutto nelle attese, mi sembra, per il momento. Io penso che presentare la tesi c'è una Fed effettivamente che non sta scherzando, questo come diciamo spesso non è il club delle giovani marmotte, questi fanno sul serio, dicono c'è una frase, due parole che mi hanno molto colpito, non colpito perché mi aspettavo, we are highly attentive, stiamo prestando moltissima attenzione chiaramente a questo fattore inflazione, lui non parla del mercato del lavoro, che c'è il mandato del mercato del lavoro, questo oramai è un discorso che oramai è scomparso chiaramente, non parla più chiaramente anche della crescita, non dice noi dobbiamo salvaguardare la crescita, dunque la cosa più importante a questo punto che è monofocale, monocausale, è questo fatto dell'inflazione e lui fa riferimento anche alla crisi in Ucraina, proprio dicendo che ha anche dei risvolti che ancora non si capiscono bene, ecco, potrebbero essere, diciamo così, anche piuttosto, diciamo, indice di volatilità o fattore di volatilità per quel che riguarda l'inflazione, che loro procedono con 50 basis points, che è un voto unanime. Questo noi avevamo previsto, abbiamo detto che chiaramente l'asse si stava spostando e anche i cosiddetti moderati diventavano dei mini falchi, si accodavano e che loro agiranno come sembrerà chiaramente in maniera appropriata. Dunque vuol dire che noi ci possiamo aspettare ulteriori rialzi. Ossia, Certo. questo è un Powell che parla chiaro, questo è un Powell che non scherza, questo è un Powell che dice che bisogna assolutamente contenere l'inflazione, è un Powell che guarda gli Stati Uniti. Questo è molto importante. Lui non dice, per esempio, oh, a questo punto noi fare attenzione che il dollaro non salga troppo con i nostri rialzi dei tassi di interesse, perché può andare a nuocere altri paesi. Non gli importa assolutamente nulla, il problema è domestic e questo è un altro che l'attuazione, l'applicazione, l'implementazione di quello che noi possiamo definire una Monroe Doctrine, dottrina Monroe della politica monetaria, dove il focus è sugli Stati Uniti. E basta. Siamo Avrebbe loro, dunque fatto, non c'è più certo. internazionalismo qui. Bravo, bravo, bravo. Infatti l'abbiamo detto anche prima, avrebbe fatto ancora più sul serio se avesse alzato i tassi dello 0,75. Secondo qualcuno Sì. c'era il rischio, ma in realtà poi non è avvenuto. Insomma, si pensava proprio allo 0,50. Si potrebbe dire che il cerino è davvero in mano alla Fed e a Powell, no? In questo momento, e lo sta dimostrando. Ma e quindi, insomma, appunto, non ha timori nel super dollaro, eccetera, ma bisogna pensare che davvero a questo punto poi anche, cioè, il resto del mondo, le altre banche centrali dovranno poi prendere subito misure, per seguire quello che sta facendo la Fed, no? Per forza di cose. Ma io per forza di cose, uno perché chiaramente hanno il rischio di un'inflazione importata, cioè già un'inflazione che è molto forte, Certo. diciamo, francamente, a questo punto, perché tutti subiscono lo stesso contraccolpo. Noi qui siamo praticamente, direi, mal comune senza mezzo caudio, ossia, qua vorrei qualificare un attimo il famoso proverbio, insomma, tutti risentono di questo fattore esterno che è l'aumento del prezzo delle commodities. Ricordiamoci, sono due tipi di inflazione, ossia la prima inflazione che noi abbiamo subito era quella che in inglese si chiama demand pull, dove c'è un eccesso della domanda. Qui c'era un eccesso di liquidità, c'è un eccesso di risparmio che si va chiaramente a scontrare con le catene di rifornimento che ripartono in maniera disuguale. Questa è stata Certo. l'inflazione fino a Luca. Poi Certo. adesso abbiamo un altro tipo di inflazione che impatta su tutti, era un diverso livello, che è l'inflazione che scaturisce proprio da questo aumento delle materie prime, che poi colpisce in maniera comune tutti i paesi, e quella dei costi che aumentano, del cost push. Allora, qui c'è una foul che è stata presa praticamente offside, fuori gioco, si potrebbe dire in termini calcistici, perché non se l'aspettava questo secondo round e adesso deve assolutamente correre ai ripari. Allora uno dice, ma come facciamo a rallentare l'inflazione? Io non controllo il prezzo del grano.
Ma sai, però qui almeno cerchiamo di stringere su quello che possiamo, che è il demand pull, che è questo eccesso di domanda. E dunque è lì il discorso. È un problema estremamente serio, nel senso che stanno contrastando simultaneamente in una situazione inusitata questi due fenomeni. Allora, E questa arriva è una cosa che non Powell, si è vista esatto, prima. sta rientrando Powell. Allora, cominciamo a sentirlo, poi analizziamo la Cina Perfetto. insieme a un commento con te e Sì. anche le elezioni di medio termine, perché sono importanti. Però intanto Sì, cominciamo a sì, sì, sì. sentire cosa dice Powell. Grazie alla regia. Certo, adesso è pronto, lo stiamo ancora aspettando. In realtà ci sono i giornalisti pronti ad attenderlo. Sì, vabbè, ma lo aspettiamo, è tutto in presa diretta, un po' come se fossimo lì anche noi. Intanto preparati anche tu, Jean. Lasciamo pure inquadrata la sala dove arriverà Jerome Powell, mentre insomma, in qualche modo si fa attendere Jerome Powell questa sera, evidentemente. Eccolo qui che arriva, sta entrando, eccolo. Sentiamo. Good afternoon. It's nice to see everyone in person for the first time in a couple of years. Before I go into the details of today's meeting, I'd like to take this opportunity to speak directly to the American people. Inflation is much too high, and we understand the hardship it is causing, and we're moving expeditiously to bring it back down. We have both the tools we need and the resolve that it will take to restore price stability on behalf of American families and businesses. The economy and the country have been through a lot over the past 2 years and have proved resilient. It È is essential essenziale that che we noi bring facciamo inflation scendere down if we are to l'inflazione have a affinché abbiamo un sustained periodo period of strong labor esteso market conditions in that benefit ottimali all. condizioni del mercato del lavoro. From the standpoint of our congressional mandate to promote maximum employment and price stability, the current picture Allora, il is mercato del difficult to lavoro è see. estremamente The labor serrato, market is l'inflazione è troppo extremely alta. tight and inflation is much too high. Abbiamo aumentato il Against this tasso al backdrop, today 0,5%. the FOMC raised its policy interest rate by a half percentage point Allora, and aumenteremo come anticipates that appropriato. ongoing increases in the target rate for the federal funds rate will be appropriate. Ridurremo anche le dimensioni In del nostro addition, we are bilancio. beginning the process of significantly reducing the size of our balance sheet. Adesso I'll rivediamo have un more to attimo gli say about sviluppi today's economici. monetary policy actions after briefly reviewing economic developments. After expanding at a robust Ok, 5.5% stiamo pace scendendo last year, lentamente nel primo overall economic trimestre, effettivo activity attività edged economica. down E the first quarter. Underlying momentum remains strong, chiaramente non c'è however, più stato as the questo decline accumulo runs through our dell'inventario del ranks, magazzino reflected e anche streaming chiaramente la inventory bilancia spend, net exports, commerciale two più volatile importi. categories whose movements last quarter likely carry little signal Ma for vediamo i forward dati looking. molto favorevoli Indeed, household sull'investimento, nonché spending la and business first investment continue spesa to dei expand singoli. briskly. The labor market has continued to strengthen and is extremely tight. Allora, abbiamo aumentato Over the first 1,7 three milioni months of di the year, jobs nel employment primo rose by nearly trimestre. 1.7 million jobs. E il In tasso March, di the occupazione è unemployment rate hit a bassissimo, 3,6. post-pandemic and near five-decade low of 3.6%. Ed è Improvements molto in labor market importante, lui, conditions quello have che sta been dicendo widespread, adesso, che questo true miglioramento al for both mercato del wages and lavoro ha the wage impattato anche distribution, quelli as well as dei for African redditi Americans who minori, che era spend. sempre il focus della Fed. Labor demand is very strong, E and while anche la, labor force diciamo così, l'offerta participation del has increased lavoro è somewhat, moderata. labor supply remains subdued. Employers are having difficulties filling job openings and wages E gli are rising stipendi as fast as aumentano pace a un and tasso more. molto veloce. Inflation remains well above our longer run goal of 2%. Questa è l'inflazione, Over the 12 6.6% months ending PC. in March, total PCE prices rose 6.6%. Allora, 5,2 Excluding escludendo volatile food and energy cibo categories, e core chiaramente PCE energia. prices rose 5.2%. E ci Aggregate sono demand is ancora delle strong, and strutture bottlenecks in chiaramente sulle supply catene di constraints are limiting fornimento. how quickly production can respond. E durano più del Disruptions previsto. to supply have been larger and longer lasting than E anticipated, adesso abbiamo and l'estensione price proprio pressures and all'aumento dei temperatures have prezzi a spread un to a raggio broader più range of goods and ampio services. di prodotti e servizi. The surge in prices of crude oil and other E commodities that chiaramente, come resulted diciamo from Russia's prima, invasion of l'Ucraina sta Ukraine creando is creating ulteriori additional pressioni al upward rialzo sui pressure prezzi. on E inflation. And anche a catene di COVID-related lockdowns in fornimento. China are likely to further exacerbate supply chain disruptions as well. Russia's invasion of E i Ukraine nostri is causing sentimenti chiaramente tremendous loss sono and come hardship, and our risposta thoughts and all'Ucraina. sympathies are with the people of Ukraine. E le Our conseguenze job is to dell'economia consider the americana rimangono implications for the altamente US incerte. economy, which remain highly uncertain. In addition to the effects on E inflation, calano, the chiaramente invasion and related events are calmeranno e likely to ridurranno restrain l'attività economic economica activity all'estero abroad and further e disrupt anche supply via il chains, commercio. creating spillovers to the US economy through trade and other channels. The Fed's Allora, i monetary dunque si è policy mandato actions are guided l'impiego by e i our prezzi mandate stabili. to promote maximum employment and stable prices for the American people.
Allora, chiaramente il peso dell'inflazione su coloro che meno se lo possono permettere, lo sono tutti i redditi minori. Abbiamo restaurare la stabilità dei prezzi. And we're strongly committed to restoring price stability. Against the backdrop noi stiamo continuando ad adattarci. Economic environment, our policy has been adapting, and it will continue to do so. At today's committee meeting, abbiamo innalzato il metodo punto verso il quale committee raised the target range for the federal funds rate by a half percent. E vedremo effettivamente in maniera appropriata di aumentare questo tasso, questo target range. We also decided to begin the process of reducing the size of our balance sheet, which will play an important role in firming the stance of monetary. Allora, molto importante la parola expeditiously, in maniera celere, importantissimo. Assuming that economic and financial conditions evolve in line with expectations. Allora, importantissimo, c'è un sentimento proprio nel comitato che ulteriori aumenti al 50% sarebbero appropriati, ce lo sta dicendo. E continueremo a comunicare in maniera più chiara possibile. Il nostro obiettivo è il 2%, l'inflazione non dice quanto. Questo è importantissimo, è il bilancio. With regard to our balance sheet, we also issued our specific plans for reducing our securities holdings. Allora, ridurre in maniera significativa chiaramente la dimensione del bilancio. We intend to significantly reduce the size of our balance sheet over time in a predictable manner. E allora chiaramente lasceremo che questi vadano a scadenza. Securities holdings to roll off the balance sheet. Up to allora, faranno 30 miliardi per i treasuries, treasury securities, the che aumenteremo fino a 60 per month for 3 months, and will then increase to $60 billion per month. The decline in holdings of treasury securities under this monthly cap will include treasury coupon securities. E chiaramente andranno su coupon anche sui treasury bills. Questo è interessante. Vuol dire che stanno espandendo il raggio. For agency mortgage-backed securities, the cap will be 35 miliardi. For 3 months, and will then increase to $35 billion per month. At the current level of mortgage, perché sull'MBS i mortgage-backed securities faranno di meno dei 35. Less than this monthly cap amount. E dunque aumentano chiaramente, secondo me, sui treasuries, che è molto importante. Allora, formulare una politica monetaria si deve riconoscere che ci possono essere sviluppi inaspettati e ci possono essere ulteriori sorprese. E dovremmo essere molto agili, nimble. Nimble è una parola importantissima qui. We therefore will need to be nimble in responding to incoming data and the evolving outlook. E di non aggiungere ulteriori incertezze a una situazione certa. Highly attentive, prestiamo molta attenzione all'inflazione. We are highly attentive to inflation. Per instaurare la stabilità dei prezzi, dunque ha detto highly attentive expeditiously. E lui ritiene che l'economia americana sia in grado di gestire, di sopravvivere questa stretta monetaria. To conclude, we understand that our actions affect communities, families and businesses across the country. Everything we do is in service to our public. Faremo di tutto per ampliare questi punti. We have to do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. Thank you, and I look forward to your questions. Jean, prima di andare grazie intanto per... io mi sono segnato delle cose, poi sentiamo anche le domande dei giornalisti, però sì, lui sì, ha già sì. detto tante cose, ma mi sembra intanto che abbia caricato molto sulle parole in questa conferenza sì, sì, sì. stampa. Insomma, sì. non ha lasciato dubbi, diciamo così, su quello che la Fed vuole fare. Ha usato la parola celere, quindi ha, come dire, risposto al mercato che si chiedeva in questi giorni quale sarebbe stato il timing, no? Delle decisioni di politica monetaria. E poi tu giustamente hai detto l'inflazione al 2%, l'abbiamo letto anche nel comunicato, era uno dei primi punti in evidenza, cioè la Fed vuole ritornare all'obiettivo, al target del 2%, però non dice quando, è impossibile dirlo probabilmente. Analizziamo sì. questi primi aspetti, poi torniamo a sentire cosa chiedono i giornalisti. Ma io credo che effettivamente è molto importante che India veramente abbia calcato la mano, non ci è andato così per, come dicono i francesi, per i quattro sentieri, non sta mandando il can per l'aia e sta dicendo chiaramente, signori, qui abbiamo un solo obiettivo, che è proprio strozzare, fare secca questa inflazione. Allora noi procederemo su un duplice binario, che è l'aumento dei tassi, del Federal Funds Target Range,
E c'è motivo, anche altro strumento molto importante, sarà la riduzione del bilancio. Lui poi dice vogliamo tornare al 2%, non ci dice quanto. E questo mi Esatto. fa intravedere che essi non credono che si possa ritornare a questo livello in tempi celeri. Dunque la stretta sarà celere, ma ristabilire queste condizioni preesistenti di questa epoca mitica, pressoché miltoniana, del Parigi per lungo, ci vorrà un po' di tempo. Ossia, io credo che chiaramente essi stiano ragionando su un target di inflazione PCE 4 quest'anno che sarà sopra il 3-4%. Ossia, lui anche una cosa molto importante, ha detto anche che questi problemi, chiaramente, le catene di rifornimento si stanno risolvendo in maniera disuguale, a cui si aggiungono anche chiaramente queste pressioni, chiaramente la guerra in Ucraina, che sono le commodities, e dunque c'è questa sovraimposizione di queste due spinte inflazionistiche. È estremamente importante. Questa è una posizione molto dura che gli sta prendendo in questo Come momento, no, che fa certo. assolutamente intravedere che ci siano dei grossi ripensamenti, e io rimando alla mia, che lui è sempre più moderato degli altri, perché tende ad essere un po', diciamo così, paciere. E vedremo delle linee da scoppio. Peraltro, insomma, è vero che i mercati questi aspetti li avevano già scontati, ma non dimentichiamoci che per la Fed si tratta del primo aumento da mezzo punto dal 2000, quindi attenzione, da 2 decenni, lo abbiamo ripetuto più volte, ma dal 2000, e soprattutto della prima volta dal 2006 che alza i tassi in 2 riunioni consecutive, quindi in 2 momenti consecutivi. E soprattutto, ci aggiungo anche questo, continuerà a farlo, è quello che sta Sì, e ce comunicando. l'ha detto. Appunto, esatto, è quello che sta comunicando, questo è l'aspetto ancora più Lui importante. non lascia, lui raddoppia. Esatto, appunto, per citare. Allora, facciamo così, Gian, se sei d'accordo, poi torniamo a Sì. parlare io e te perché poi emergono, è bene ascoltare bene le parole su cui calca, insomma, la mano. Andiamo a sentire cosa stanno chiedendo i giornalisti, se ci aiuti ancora, Perfetto. e poi torniamo a commentarli in studio. Sì, a Sentiamo. disposizione. That sort of level of a ratio in the modern era. So, in principle, it seems as though by moderating demand, we could see vacancies Sta come parlando chiaramente della and riduzione di as a questi result, posti, di they could questi come down fairly posti aperti al mercato del significantly and I lavoro. think put supply and demand at least closer together than they are, and that would give us a chance to have lower get to get inflation down, you know, get Allora wages lui down, get chiaramente, inflation effettivamente, down dice, se without questo poi dovesse having to succedere, really possiamo worry and have a recession rallentare questa spinta or the inflazionistica unemployment rate mediante drop. So there's a via path there. salari. Now, I would say I think we have a good chance to have a Perché ci può soft essere un or atterraggio softish docile? landing or outcome, if you will, and I could Perché talk to you in a dice couple che of weeks for chiaramente i that. consumatori, One le is aziende hanno households and businesses un have a very strong eccesso di financial position. risparmi, quello che You're looking diciamo at, noi. excess savings on balance sheets, excess in the sense that they're substantially larger than the prior Il mercato trend. del lavoro è molto forte. Businesses are in good financial shape. The labor market is, as I mentioned, very, very Non strong. sembra che ci sarà un And rallentamento al so mercato del it doesn't lavoro. seem to be anywhere close to L'economia è upside. forte, questo è molto importante. Lui dice che Therefore, l'economia è forte. the economy is strong and is well positioned to handle tighter Non sarà monetary policy. facile, dunque So lui mette le that zampe in I'll say, avanti. I do expect that this will be very challenging. It's not going to be easy. And it may well depend, of course, on events that are not in under our Faranno il loro control. meglio. But our job is to use our tools to try to achieve that outcome, and that's what we're going to do. Steve Liesman, CNBC. Thanks for taking my question, Mr. Chairman. You talked about using 50 basis point rate hikes Ci può for essere qualcosa possibility più grande del upcoming meetings. 50? Might there be something larger than 50? Is 75 or a percentage point possible? And perhaps you could walk us through your calibration. Allora, come Why mai, one come month sooner? For calibrate what meeting should we effettivamente le expect vostre a 50? decisioni? Why something bigger? Why something smaller? What is the reasoning for the level of the amount of tightening? Thank you. Sure. So Non stanno attivamente 75 basis considerando i point 75 punti base, increase is not importante. something the committee is Ho fatto actively 50. considering. What we are doing is we raised 50 basis points today, E and se we've gli said sviluppi that sono come a assuming noi that previsti, economic and financial conditions evolve e in che c'è ways that are un consistent with our sentimento expectations, diffuso insieme there's al a broad comitato sense che in which to make 50 an punti additional 50 base sarebbero basis point appropriati. increases should be on 50 basis Però points should be on the prenderemo table for queste next board decisioni meeting. nella So riunione stessa. we're going to make those decisions at the meetings, of course, and we'll be paying close attention to the incoming data and the evolving outlook, as well as to E financial metrics. comunicheremo And finally, of chiaramente course, we quello che will ci be aspettiamo. communicating to the public about what our expectations will be as they evolve. So the test is really just, as I laid it out, economic and financial conditions evolving broadly in line with E le expectations. nostre I think the aspettative expectations sono, are una attese sono that che we'll l'inflazione start to comincerà see a scendere. inflation
you know, flattening out, and not necessarily declining yet, but we'll see more evidence. We've seen some evidence. E no, dice il cliente che il core PCE sta o raggiungendo un picco o si sta stabilizzando. We'll want to know more than just some evidence. We'll want to really feel like we're making some progress there. And, but I mean, I we're going to make these decisions. No, ora prendiamo queste decisioni, abbiamo delle informazioni, chiaramente. We want to see that information as we get there. It's a very no, non si può fare 60-90 giorni con 60-90 giorni d'anticipo. So many things that can happen. E ci lasciamo un po' di spazio a vedere i dati. So, you know, we're leaving ourselves room to look at the data and make a decision as we get there. I'm sorry, but if inflation is lower one month and the unemployment rate higher, would e se l'inflazione fosse più bassa e la disoccupazione fosse più alta, si può aggiungere ciò, diciamo, al nostro calcolo? You know, we'd want to see evidence that inflation is moving in a direction that gives us more comfort. Noi abbiamo già due mesi adesso, l'inflazione core è un po' più bassa, ma non lo guardiamo a ciò come un motivo per cambiare. Take some comfort, you know. I think we need to really see. E non crediamo che perciò l'inflazione, studente in base a ciò, l'inflazione sia sotto controllo. And starting to come down, but I, again, it's not like we would stop. We would just go back to 25 basis point increases. It'll be a judgment call when these meetings arrive. But my again, our expectation is. E se vediamo quello che noi prevediamo di vedere, potremmo avere 50 punti base nei prossimi due riunioni. Thank you. Colby Smith from the Financial Times. Given the expectation that inflation will remain well above the Fed's target at year end, what constitutes a neutral policy setting in terms of allora, cos'è il tasso neutrale dei tassi di interesse del Federal Funds? To move beyond that level at some point this year? So, neutral. When we talk about the neutral rate, we're really talking Gian, guarda, mi inserisco, dopo torniamo, perché secondo me poi credo che tu sia d'accordo. Già un paio di questioni fondamentali sono state messe in evidenza, poi torniamo alla conferenza. Sicuro. Allora, intanto è stato escluso un rialzo dei tassi dello 0,75, giusto? Ha detto non si sta ancora pensando. No, quello che lui ha detto effettivamente è che questo non è ancora al vaglio del comitato. Esatto. Sì, escluso. Non lo esclude. Adesso dice non l'abbiamo fatto. Non l'abbiamo fatto, esatto. È più giusto dire così. E però, appunto, visto che qualcuno pensava che potesse esserci già da questa riunione, invece lui ha detto non si è ancora valutato, quindi ancora è presto. Poi ha detto che l'inflazione o sta raggiungendo il picco o si sta stabilizzando, cioè nel senso sta dicendo che probabilmente da adesso in avanti potremmo assistere a una curva discendente dell'inflazione? Ma lui dice effettivamente che stiamo forse arrivando a un picco, il che vuol dire che può salire ancora, perché se lui dice picco, e forse è una stabilizzazione, però questo non vuol dire assolutamente che essi siano in zona golf nel loro traguardo. Lui dice, guarda, sono già due mesi che vediamo questo dato che più o meno si stabilizza sul core PC, ma non per questo noi riteniamo che l'inflazione sia sotto controllo. Dunque egli può mettere le zampe in avanti e dice, non si deve essere troppo entusiasti, non sappiamo quello che ci può ancora, un'altra tegola ci può arrivare in testa. Diciamo che è molto cauto, anche perché appunto nel comunicato subito è stato messo in evidenza come il mercato in generale del lavoro e la situazione economica è stata penalizzata dalla guerra in Ucraina e non solo, anche dalla Cina, perché è un altro elemento di cui volevo discutere con te, dal fatto che in Cina, ovviamente con i recenti lockdown per la pandemia di Covid, si sta assistendo o si teme comunque che ci possa essere un rallentamento importante economico che possa poi incidere su un ulteriore rallentamento globale. Ecco, poi ha parlato dell'inflazione core, però anche qui, no, lui dice è più bassa, però per inflazione core dobbiamo togliere tutto quello che fa parte del pacchetto dei beni energetici, che in questo momento sono quelli che stanno spingendo in su l'inflazione. Quindi quando Powell dice quella è sotto controllo, ma insomma non possiamo basarci su quel dato, no, al momento. È onesto, voglio dire, quando sottolinea questo aspetto. Ma io penso di sì, effettivamente. Poi c'è un discorso estremamente importante secondo noi, che questo gap e questo divario tra il headline e core e non core effettivamente si va chiudendo. Io faccio il paragone con la pressione, effettivamente
Quando uno dice sì, misuro la pressione, ah, no, dicono guarda, non guardare la massima, bisogna guardare la minima. Il headline può essere la massima, qua vediamo una minima che è molto pericolosa. Vediamo questo pass-through, che emette i prezzi energetici, che si dimostrano non essere provvisori, ossia questi effetti, e che dunque vanno chiaramente ad incidere anche sui prezzi, diciamo, core, che basano proprio la base dell'indice. Poi io trovo chiaramente assurdo pensare che chiaramente uno possa dire, ma io escludo il mangiare, vuol dire che io non E mangio, escludo. appunto, Per appunto. cui chiaramente noi siamo in un mondo che è headline, ma con un core che è ancora molto robusto, ed è lì il problema, che diventa proprio insito, intrinseco nel sistema, ed è lì il problema, che la provvisorietà del fenomeno va svanendo. Certo, assolutamente sì. Poi beh, un altro aspetto che mi ero segnata e poi torniamo a sentire cosa sta Prego. emergendo durante la conferenza stampa è che comunque appunto Powell prevede che l'economia americana non risentirà di questa politica monetaria meno accomodante, definiamola così, rispetto a quella che c'è stata fino a questo momento. Ma io effettivamente lì dice una cosa molto interessante. Lui non dice non ci saranno contraccolpi, non dice nessuno soffrirà, dice che però chiaramente lo diciamo noi da molto tempo, che c'è un cuscinetto, un cuscinone, potrei dire, che è questo eccesso di risparmio tramite tra i consumatori e che le imprese hanno moltissima liquidità. Questo è molto importante. Dunque ci può essere due fattori, ci può essere un rallentamento della crescita che può impattare alle imprese dal punto di vista dei ricavi e ci può essere un aumento dei tassi di interesse che può impedire ai consumatori di finanziarsi per ulteriore consumo, però loro i soldi ce li hanno, dunque hanno questo cuscinetto. E questo è molto importante, lui dice siamo ben bardati, guardate, però dice faremo del nostro meglio per un atterraggio soffice, però costui non rilascia nessuna fideiussione bancaria. Sì. Guarda, intanto poi torniamo sulla conferenza stampa, vediamo cosa sta succedendo sul mercato. L'euro-dollaro sta recuperando, l'euro sul dollaro, 0,88% in questo momento. Siamo saliti sopra la soglia dell'1,06, 1,06,11. Andiamo a vedere anche il dollar index. E questo, come lo consideri questo? Il dollaro sta scendendo, anche un altro amico ce l'ha segnalato, ma lo abbiamo visto anche noi, Sì. insomma. E come lo consideri questa reazione del dollaro e ovviamente di conseguenza del cambio euro-dollaro con le parole di Jerome Powell? Ma io credo che Paolo effettivamente si abbia destato qualche sollievo non aumentandolo al 75 e non dicendo stiamo per fare 75. Però secondo me, io qui sarò forse un po' eretico, 1,06 non se l'immaginava, ce l'immaginavamo noi, fummo presi per pazzi, quando la gente diceva andiamo 1,20 non ci siamo andati, siamo sempre sul dollaro estremamente forte e c'è un Certo, altro fattore certo. sull'euro, secondo me. È molto semplice, è che ci sono anche dei dati, anche inflazione nella zona euro, e che ormai i mercati stanno scontando che anche loro lì nella zona euro, la signora Lagarde, cominceranno a giocare un tipo di rimessa, ma un po' più d'attacco. Ma io credo Assolutamente. che chiaramente il discorso è 75 per il momento, ma i 50 li fa, e secondo me si va anche a un Federal Funds che può superare il 3. Certo, allora intanto andiamo ancora a sentire cosa sta succedendo in conferenza stampa, così ci rendiamo conto se ci sono effettivamente le domande importanti, sono molte. Io sto guardando intanto gli indici americani sono in positivo, Dow Jones più 1,49, S&P 500 più 1,49, il Nasdaq più 1,28, quindi andamento positivo per la borsa di New York, evidentemente i mercati stanno come dire festeggiando, sì diciamo festeggiando, poi vedremo naturalmente, forse una parola un po' grossa, forse stanno confermando ecco, quello che era già nelle attese, quindi stanno procedendo assolutamente Sì. in modo positivo. Allora, sentiamo che cosa si sta dicendo. But would be a very difficult situation. Dobbiamo assicurarci che We have queste to attese be sure that inflazionistiche inflation non si expectations remain spostino, intact. rimangano ancorate. And I mean that's part of our job too. So we'd be Se non watching ciò that fosse, carefully. qualsiasi voglia, But qualsiasi banca centrale any troverà una central bank situazione in a very difficile. difficult situation. Howard Schneider with Reuters, and thanks, and nice to be back. Two questions, one quick one. You cited the 1.9 to 1 figure so often now. I got to ask you, what would be a good figure there? What would you Allora, expect chiaramente to see that as l'indice a sort of a dei posti non-inflation disponibili vacancy al from numero di this point on? disoccupati. And Adesso secondly, sono on wealth inflation, 1,9 posti per ogni how much are you disoccupato. counting on wealth effects through stock market channels? Equity markets broadly down quite a bit since late fall, first of the year.
How are you mapping that into household consumption? Have they come down enough? Do you need another? Allora, a questo punto, questo è importante. I titoli azionari sono scesi abbastanza da rappresentare un freno sul consumo? Okay, so in terms of the vacancy ratio, non ci sono numeri esatti, target. There's no specific number that we're saying we got to. Questo è il mercato del lavoro. It's really, you've got to get to a place where the labor market appears to be more in balance, and that depends not only on the level. Allora, chiaramente anche la maniera in cui il mercato del lavoro riesce a fare un matching appropriato tra i posti disponibili e disoccupati. Expansions go on, you can get very efficient with all of that, and the beverage curve shifts out, and that also tends to help. So there isn't a specific number. I will say we were at, I think when we got to 1-to-1. Lui dice chiaramente 1-to-1 era un buon numero, questo è il 2018. What we'd like to see is progress, but we're not really looking. Per loro stanno guardando i stipendi e l'inflazione. We're looking at wages and we're looking at ultimately inflation. Ci sono molteplici canali attraverso i quali si apre la politica. You can think of it as, interest sensitive spending. Allora, il valore degli assi in senso lato. Another big one as asset values broadly, and there are big models with a lot of, ma non guardiamo un solo mercato. We don't focus on any one. Allora, guardiamo le condizioni finanziarie in senso lato la parola. We focus on financial conditions broadly, so we wouldn't be targeting any one market as you suggest for. Loro non si impegna assolutamente e non dà indicazioni di dove loro credano che possa essere la borsa, ma un buon target per la borsa. Vediamo anche gli spread del rischio del mercato del credito. Rachel. Hi, Chair Powell. Rachel Siegel here from the Washington Post. To follow up from your message from the very beginning, what is your message to the American people about when they will start to feel the effects of, say, a 50 basis point rate? Quando è che il consumatore americano, il popolo americano, comincia a risentire delle vostre azioni dei 50 basis points? Noi capiamo, alcuni di noi hanno anche vissuto l'esperienza dell'alta inflazione. It's just something people don't, when they experience it for the first time, you're paying more for the same thing. If you're a normal economic person, then quando poi provi questa cosa la prima volta, vedi che hai poco excess cash da spendere. To spend, and it's immediately hitting your spending on groceries. Noi capiamo che questo causa dolore. On energy and things like that. Però è come se ne esce. So, how do you get out of that? And it's our job. La cosa, il nostro lavoro è assicurarci che questo non diventi un fattore insito nell'economia. E noi tentiamo chiaramente di equilibrare la domanda e l'offerta. Comunque l'economia è sotto minore stress e i prezzi scendono. Inflation will go down. Now the process of getting there involves higher rates. So higher mortgage rates, higher borrowing non sarà simpatico, like questi so, tassi dei mutui saliranno, nonché i tassi per l'indebitamento a breve, il credito. Everyone is better off. Everyone, particularly people on fixed income. Però coloro che si trovano nella fascia inferiore dei redditi si troveranno meglio, si trovano meglio con la stabilità dei prezzi. Everything we can to restore stable prices. We'll do it as quickly and effectively as we can. Allora, questo è importante. Dice, abbiamo una buona chance di uscire senza un significante impatto. E che nel medio termine, molto importante nel medio termine, nessuna promessa, saremo tutti meglio. Beh, passato a passato, ha parlato del consumo. So you've talked in the past about consumer spending and how that's drives the economy. Allora lei teme che portato all'inflazione i consumatori smetteranno di spendere. Pushing us into and what's the level of your concern pushing us into a recession? So l'economia sta andando abbastanza bene, fairly, parola molto importante, abbastanza. Fairly well. We expect growth to be solid this year. And fairly strong, abbastanza forte, sia il consumo nonché l'investimento via capitale in business, relatively slow on some other fronts. So coloro che cercano un lavoro sono tutte opportunità.
for people who are out of work and looking, there are lots of job opportunities. Allora, i stipendi salgono al ritmo che non vediamo da molti anni. Moving up at rates that haven't been seen in quite a long time. So it's a good time to be a worker looking to è un'economia forte. Giudizio positivo sull'economia americana. Increase in your current job. So it's a strong economy and nothing about it suggests that it's close to e non sembra molto vulnerabile per una recessione, ma visti gli elementi nel mondo, given events around the world and fading fiscal policy effects and higher rates, you could see questo lo siamo anche noi, chiaramente non possiamo fare il paragone con l'anno scorso, che è stato fortissimo. Strong growth year as we recovered from the pandemic, as I mentioned, growth over 5%. Qui mi inserisco perché comunque è chiaro il discorso di Powell. Intanto, no, recessione, insomma, la vede lontana, anche perché ha detto, però ha usato quella abbastanza, tu l'hai sottolineato, no? Fairly. Esatto, è abbastanza forte. Però nello stesso tempo ha detto anche, gli stipendi salgono a un ritmo che non si vedeva da tanto tempo, però ancora di più sappiamo, no, il rapporto che ci deve essere anche tra gli stipendi che aumentano e un'inflazione che deve essere contenuta, altrimenti si rischia di acquistare ancora maggiore inflazione se non si controlla questo rapporto, no? Quindi ancora di più, insomma, visto che l'economia è forte, l'inflazione deve essere assolutamente controllata, però è per questo che poi la politica monetaria diventa così impattante. Anche il medio termine, le parole sono fondamentali in questa, cioè sempre, ma in questa riunione ancora di più, staremo tutti meglio, cioè tu hai detto senza far promesse, ma lui sostiene che non passerà troppo tempo per veder tornare una situazione un po' più normale, nonostante, lo aggiungo io, insomma, la situazione geopolitica in Ucraina, nonostante tutto. No, ma lui effettivamente sta qualificando ciò che sta dicendo, lui sta parlando praticamente al condizionale, lui dice, certo, ma però visti gli avvenimenti nel mondo, certo, non sappiamo ancora qualche tegolo ci può cadere in testa. Quello sono molto onesto quest'uomo, però dice che nel medio termine saranno tutti meglio, però dice ci saranno sicuramente dei contraccolpi anche non piacevoli. Lui non nega l'evidenza, dice però che questa è una specie di rigore, di sforzo a cui ci dobbiamo sottoporre nel breve per stare meglio dopo. Ecco, se mi permetto, diciamo che Powell probabilmente, allora è arrivato, l'abbiamo già detto, il momento per agire, però è evidentemente rispetto, noi che seguiamo, voglio dire, le conferenze stampa di Powell ogni mese, rispetto a un po' di tempo fa, quando comunque evidentemente si rendeva conto della situazione e lo rimarcava, lo vedevamo sempre un po' più dimesso e un po' più rallentato rispetto a quelle che avrebbero potuto essere le mosse della Fed. Adesso invece probabilmente ha capito che non c'era più tempo da perdere, cioè si vede proprio cioè credo che sia visibile questo atteggiamento proprio diverso di Powell, cioè non sta guardando in faccia a nessuno, diciamoci la verità. Nessuno, no, quest'uomo non guarda in faccia a nessuno, quest'uomo va avanti sia per il suo percorso, quest'uomo dice qua bisogna rallentare, smetterla con questa inflazione, anche nel breve termine soffriremo, però soffriranno sempre di più se lasciamo correre coloro che hanno il reddito minore, e questa lì è una bomba politica, lì sta facendo un discorso politico in appoggio ai democratici. Ma questa presa di posizione, no, è bravo, adesso ci arriviamo lì perché l'ho buttato lì prima e non mi dimentico di chiedertelo, tra un istante ci arriviamo. Però questo atteggiamento di Powell non rischia, al momento non sembrerebbe, non rischia di... Intanto l'euro sta salendo sempre di più, siamo 1,0611, continua a salire in questo momento dello 0,86, ma insomma l'abbiamo visto prima, dicevo, non rischia di spaventare un po' gli investitori e i mercati? Perché sai, i mercati quando hanno, come dire, l'appoggio delle banche centrali si sentono più rassicurati, peraltro ormai erano abituati, no, ad averlo l'appoggio delle banche centrali. Anche se parte di quello che è stato deciso era già stato scontato, ma questo atteggiamento proprio da Falco, dal numero uno della Fed, non da altri membri del board che sono magari visti meno, no, dagli investitori, non rischia poi di spaventare con lo scenario che ci troviamo di fronte? Cosa ne pensi? Ma io credo effettivamente sicuramente sì, qui non stiamo tornando al zero tassi, non stiamo tornando ai tassi negativi, non sono stati qui negli Stati Uniti, ma che sono chiaramente nella zona euro. Qui c'è un cambiamento di rotta che è assolutamente totale e qui stiamo ridefinendo il punto minima maxima e stiamo tornando a normale politica monetaria, come si dice, a un'economia sviluppata.
diciamo, se bisogna essere estremamente chiari qui, e dunque questo famoso gioco che io mi debito a zero e anche se faccio 2 ho fatto 2% con i soldi altrui, questo gioco smetteremo, e ci sarà anche un allargamento dei risk spread, lo stiamo vedendo anche nell'eurozona. Così io penso molto importante, uno chiaramente è il successo dei credit americani, ma quando io comincio a vedere uno spread Italia-Germania di 190 punti base e dico qui la soglia sta sui 250, qui le cose stanno cambiando. Io penso sì, e porterà un ripensamento in ogni caso da parte di molti investitori senza investimento. Riteniamo che chiaramente certi titoli tipo tech, che sono in parte obbligazioni, diciamo, camuffate, ne risentiranno, quindi fare molta attenzione. Però certo, io non credo che i grossi gruppi americani con un treasury anche che va al 3,5-4% falliscano. Non c'è solvency risk qui per i grossi, ma quello che c'è chiaramente è il bisogno di aumentare i pricing power se possono. Però esatto, questo non è un contesto, questo non è un contesto simpatico. No, 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 intanto hai citato, hai citato i treasury americani che si sono un po' distaccati dal 3%, ma insomma siamo a 2,92, adesso cedono l'1,82. Peraltro c'è una domanda molto interessante che voglio girarti, poi torniamo in conferenza, di Mirko. È un tema peraltro che abbiamo già toccato poco fa, mettendo nello stesso pacchetto, come è ovvio che sia, anche le altre banche centrali, in primis la Banca Centrale Europea. Allora Mirko scrive: nel momento in cui l'Europa ha bisogno anche del gas americano, un dollaro così forte ci penalizza, sì, e non poco. Questo potrebbe portare a una stretta altrettanto forte da parte della BCE? Ma io credo effettivamente la BCE deve fare molta attenzione a questo punto, perché la BCE effettivamente da un lato deve cercare di contenere questa inflazione, io non so come ci riusciranno con questi aumenti mini, questo è assolutamente chiaro, però dovranno pur fare qualcosa. E secondo me effettivamente se il divario tra eurozona, chiaramente rates, tassi e Federal Reserve rimarrà, ossia loro non hanno la flessibilità che abbiamo noi nel breve termine di aumentare i tassi. Io credo che il problema della BCE adesso sarà di gestire una situazione di rischio paese, sarà gestire una situazione in cui ci può essere uno shock forte se poi l'Europa dovesse decidersi di non comprare questo petrolio russo. Dobbiamo vedere come si attuerà questo piano, però penso di sì, no, ci penalizza l'Europa, certo. Il problema è proprio questo, perché noi stiamo facendo in Europa, in cittadinanza, una politica bislacca. Da un lato non corriamo appresso la Fed con i tassi e dall'altro decidiamo di darci la zappa sui piedi, capisco perfettamente per motivi politici, contribuendo a un aumento dell'energia, certo, che ci penalizza in ogni caso anche a cambi costanti. Assolutamente. Allora torniamo ancora in conferenza, anche perché credo che siano le ultime domande, insomma, no, ancora forse qualcuna ce n'è, ma andiamo a sentire se emerge qualcosa, insomma, le questioni più importanti e cruciali credo che siano emerse, però insomma sentiamo cosa chiedono ancora i giornalisti. The point is we're very long way from neutral now, we're moving there expeditiously and we'll continue to do so. And we don't have to make, we can't make that decision. La decisione fin dove arrivare about how high to go will get, sarà quando arriviamo a questo tasso neutrale, neutro, expeditiously, in maniera certa. Dunque questi continuano ad aumentare i tassi. Expeditiously, as I've mentioned. So it's not that we're prendere questa decisione di oggi non avrebbe nessun significato. Making that decision today wouldn't really mean anything. But I'll say again, if ma se pensiamo di arrivare a questi livelli più alti, non esiteremo. To go to those levels, we won't hesitate. Il bilancio. Mike McKee from Bloomberg Television and Radio. Perché avete deciso di aspettare fino al 1 giugno per l'evoluzione del bilancio e non cominciare immediatamente, forse a metà di questo mese? Avete una valutazione un po' più precisa dell'impatto sulla politica monetaria di questa manovra o del mercato? And then finally I'm just curious why you felt the need to address the American. Avete anche un problema di credibilità, vi preoccupa la credibilità della Fed? Fed credibility with the American people. So why June 1? It was just pick a date, you know, and that happens to be. No, questa è la data che abbiamo scelto, nulla di magico. It was nothing magic about it. We you know, it's not going to have any macroeconomic a volte pubblichiamo il calendario il primo giorno del mese. Sometimes we publish these calendars on the first day of the month and that's what. Ricordo l'effetto. I wouldn't read anything into it. In terms of the effect, I mean, I allora, would just stress certo how uncertain the effect is of
shrinking the balance sheet. Chiaramente, ossia, diciamo, in base ai nostri modelli, sono i modelli. And everyone does in this field, and make estimates of what will be the how do you measure, you know, a certain quantum. Allora, come si calcola chiaramente l'impatto della riduzione del bilancio nei confronti chiaramente paragonato al easing, al quantitative easing. Can't be any clearer. There won't be any clearer. You know, people estimate that that broadly on the path we're on, and this will be taken probably too seriously, but sort of one quarter percent. Allora lui dice che sarà un quarto di percento per l'anno, ma non si sa. With very wide uncertainty bands, very wide. We don't really know. There are other estimates that are much smaller than that, by the way, and some of you may have read about that. That's kind of a mainstream estimate. We know that it is part of. Sappiamo che fa parte del ritorno chiaramente alle condizioni monetarie più stabili e normali. Financial conditions, and you know, our strategy is to set up a plan and have it operate. Però lui dice chiaramente dà la preponderanza, la priorità al tasso di interesse come strumento principale della politica monetaria. In terms of speaking to the American people, I feel like sometimes. Lui ritorna al tema che lui lavora per chiaramente il popolo americano, che l'inflazione è il tema principale. Sa quanto è doloroso vedere i prezzi che salgono. How painful it is, and that we are working hard on fixing it. I thought it was quite important to do that, and so that was really the thinking behind that. Ma crede che la Fed abbia un problema di credibilità? Do you think the Fed has a credibility problem? No, I don't. Un esempio. A good example of why would be that. So, in the fourth quarter of last year, as we started talking about. Tapering sooner and then nell'ultimo trimestre effettivamente abbiamo parlato del tapering e di aumentare i tassi, avete visto i mercati finanziari che reagivano in maniera appropriata. But the way financial markets, you know, the forward rate curve has tightened in response to our guidance. Il fatto che chiaramente sia stata questa stretta delle condizioni finanziarie e monetarie amplifica la nostra azione. Monetary policy is working through expectations now to a very large extent. We've only done two rate increases, but if you look at financial conditions, the two year is at 280 now in September. I think it was at 20 basis points. E dunque chiaramente guardiamo all through the economy, two year on the Glenny che era 20 basis points sotto 280, e chiaramente questo è l'impatto. Noi vogliamo che rimanga così, dunque stretta monetaria. We want to keep it that way. Hi there, Brian Chung with Yahoo Finance. To expand on Steve's question about Paul Volcker, there was also a great pain that came with that as well. Higher interest rates obviously affecting households and businesses. And wondering. Allora, questo è riferimento alla politica di Volcker, che mi ricordo perfettamente. È la distruzione della domanda tramite i tassi di interesse più alti tra chiaramente i consumatori e le imprese. Business investments, is that essentially what's happening through this hiking cycle? Thanks. Well, so as I mentioned, we're. E vediamo ancora la situazione della domanda e c'è dell'offerta e i prezzi salgono a un livello non sostenibile. Allora, noi alziamo i tassi di interesse e la domanda scende. Demand moderates and it moves down. Allora le imprese investono di meno, i consumatori spendono di meno. Invest a little bit less, consumers will spend a little bit less. That's how it works. But ultimately, getting supply and demand back, allora, you know, back in balance. Allora, equilibrando domanda e l'offerta ci darà questo 2% e darà chiaramente una fondamenta più forte all'economia. Some pain. Del dolore, so, yes, molto importante questa parola. With getting back to that, but you know, the big pain is in not dealing over time, is in not some. Dealing with inflation and not allowing a it little. To become entrenched. Thank you, Chair Powell. Greg Robb from MarketWatch. I was wondering if you could take a step back and talk about in March. A marzo chiaramente il dot plot indicava degli aumenti costanti del 4%. Adesso sembra che voi siete molto più aggressivi. Allora ci spieghi un po'. So could you talk about the thinking that's behind that? Thank you. So look, I think what you've seen is quello che avete visto l'anno scorso. I would say
last fall, in the middle of last fall, there was a time when. Allora, diciamo, l'anno scorso la nostra politica era ancora sincronizzata con i dati, in sintonia con i dati. E verso la fine di ottobre, ci furono tre chiaramente dati inflazionistici alla fine di ottobre che dissero no, non si sta stabilizzando. And by the way, then with the restatement of poi chiaramente c'era anche il mercato lavoro con molto più forte. The job market was much more even and stronger in the second half of the year, but that hadn't happened yet. Anyway, we got allora ci fu chiaramente il costo del lavoro prima della riunione di novembre. Friday before the November meeting. Poi ci fu il CPI. Report, then we got a really high CPI. E bisognava aggiustare il tiro. I think it became clear to the committee that we needed to. E da allora che stiamo adattando, ossia stiamo praticamente stiamo andando a fiuto, a vista. Allora abbiamo passato da 3 aumenti dei tassi a 7 aumenti dei tassi. Questo è un processo che continua. And that process is going on, and it's clearly continuing. And that's why I say, and I actually mentioned this in at the March meeting, that no one should look at. E nessuno deve guardare chiaramente a dove siamo attualmente con una pausa, un posto di pausa, zona ristoro per 90 giorni. You can see unanimous vote today, of course, and I told. Adesso dicono che c'è questo sentimento diffuso nel comitato per i 50 punti base. Dunque il default sono i 50 punti base. Noi abbiamo sostenuto. And by the way, other forecasters. Ci adattiamo ai dati alla situazione e andiamo a naso. Just adapting to the data and to the situation and using our tools to deal with it. Thanks. We'll go to Nancy for the last question. Hi, Nancy Marshall Genzer with Marketplace. Chair Powell, I want to ask how you're able. Mi permette di dire sì adesso. Prego. Prova a valutare se la domanda è importante. No, dicevo, non risparmia neanche delle battute Jerome Powell in questa riunione, nel senso che però è un modo per calcare ancora, almeno a quanto lo sto interpretando io, un modo ancora più netto di calcare la mano su ciò che hanno deciso fondamentalmente. Come dire, vabbè, ma non è che dobbiamo pensare che sia appunto un momento di ristoro, no, noi andremo avanti, cioè, vero Gian? E non guardare assolutamente effettivamente a una riunione come per dire adesso ci fermiamo. Questo appunto. Dice ma sa, prima dicevamo quasi cose stabilizzano, poi abbiamo avuto questi tre dati, poi abbiamo avuto 3 aumenti, 7, ma noi ci stiamo decidendo, prendiamo decisioni un po' così, ci adattiamo ai dati, alla situazione, stiamo andando a fuoco. Esatto. Poi però ha un po' evaso, non so se sono io che non ho colto la risposta o mi pare che abbia un po' evaso la domanda sulla credibilità della Fed. Sì. Sì, no, lui dice, guardate, qui la gente ci crede, perché abbiamo visto effettivamente a parlare del quantitative tightening, di ridurre il quantitative easing, sì. Abbiamo visto un aumento del 2-year da 20 basis points a 2,80. E dunque questo vuol dire che la gente ci sta ascoltando e c'è questa stretta chiaramente nel mercato. Lui dice semplicemente questo, dice noi non siamo indovini, lo interpreto io, però che il mercato effettivamente a questo punto sta cominciando forse a darci retta. Però lui ammette a questo punto, secondo me in maniera implicita, che loro furono così un po' in ritardo con la loro azione. Poi se ne può discutere, ossia, questo è il problema. Il problema è che loro ammettono apertamente adesso, qua ci fu una spinta inflazionistica che noi non ci aspettavamo, a cui si è aggiunta anche la seconda spinta inflazionistica della guerra in Ucraina. Loro a questo punto stanno giocando in ripresa, qua sono arrivati questi diciamo al secondo tempo con la squadra avversaria che ha segnato già 3 gol e bisogna correre. Certo, certo. Quindi sei d'accordo col dire poi torniamo ancora in conferenza, noi abbiamo iniziato la trasmissione utilizzando l'espressione la Fed verso la sfida delle sfide, è così a conti fatti dopo aver ascoltato la maggior parte delle parole di Powell? Sì, ma io penso di sì effettivamente, perché questa è una situazione veramente inusuale, loro si trovano a gestire una situazione, duplice situazione di spinta inflazionistica e in più si trovano a gestire una situazione esistenziale di rischio nucleare, perché questo esiste, forse uno anche può dire ma non è molto alto, però esiste e secondo me questa è una situazione estremamente complessa.
Loro finita intanto, perfetto, dalla regia mi dicono che intanto Powell ha finito di parlare, vabbè, allora siamo entrati, sì, prego, termina, che poi parliamo della politica e delle elezioni di medio termine prima di salutarci. Sì, io credo che effettivamente loro devono gestire una situazione estremamente complessa, devono guardare all'interno del paese chiaramente la dinamica, devono andare al di fuori, vedere quali spinte, diciamo così, tengono in testa, si possono ancora cadere in testa, e loro si stanno adattando, ossia qua vanno chiaramente, ossia da riunione a riunione, e tentano di fare il loro meglio. Lui è stato molto cauto, ha detto faremo del nostro meglio per un atterraggio così in dolcezza, speriamo che sia docile, ci sarà some pain, ci sarà da soffrire, l'ha detto, però a medio termine, il che secondo me chiaramente implicita ammissione che queste inflazioni non scenderanno da un momento all'altro, e che loro a questo punto, secondo me, sperano chiaramente come migliore esito a questo punto che ci sia una stabilizzazione del tasso di inflazione, una leggera discesa, ma non vedono chiaramente che ci sia un sollievo che si vada anche al 2-3%. Ma io c'è un fatto molto importante, che qui i prezzi sono saliti, dunque io posso anche arrivare a un tasso di inflazione zero, ma sono a prezzi, sono 10% in più di quello che erano l'anno scorso, dunque questo non vuol dire tornare sui propri passi, è semplicemente il pace of increase, il tasso d'aumento che va scemando, ma qui continueranno ad aumentare. Il problema è che qui negli Stati Uniti non abbiamo avuto inflazione per 8 anni, e qui chiaramente stiamo facendo una ripresa, un catch up drammatico. Esatto, ma infatti insomma lui non sta nascondendo il momento ovviamente di difficoltà, però nello stesso tempo sta rassicurando sul fatto che con questi interventi evidentemente poi l'economia americana reggerà, no? E poi appunto ha escluso la recessione, e peraltro sappiamo anche quanto, insomma, soprattutto da quando c'è stata la pandemia e per tutti i mesi difficili del Covid, Powell abbia atteso che i dati sul mercato del lavoro dessero dei risultati più rassicuranti, no? E adesso infatti l'ha ribadito, insomma, il mercato del lavoro che si è stabilizzato quantomeno, che sta dando con gli stipendi che salgono, quindi anche qui, però appunto c'è il tema dell'inflazione. Senti un po', appunto, Jean, tra 6 mesi ci sono le elezioni di medio termine per rinnovare parte del Congresso. È vero che abbiamo detto, insomma, l'America con la Banca Centrale Americana ha il coltello dalla parte del manico a questo punto a livello globale, però insomma deve stare un po' attenta, perché sappiamo molto bene che in questo momento perlomeno i sondaggi non sono proprio così a favore del presidente Joe Biden, no? E quindi insomma bisogna un attimino anche vedere cosa succede su quel fronte. Ma assolutamente sì, io credo che in questo momento egli goda di un indice di popolarità che non sia molto elevato, questo è poco ma sicuro. Allora lui ha assolutamente bisogno che la Fed agisca, e secondo me Powell a questo punto sta giocando in doppio, per usare l'espressione tennistica, ossia con il presidente Biden, affinché scendano questi prezzi, perché dove coglie, diciamo, il suo supporto al Partito Democratico? Normalmente tra i meno abbienti. Però a questo punto abbiamo visto che loro hanno un'esigua minoranza di democratici nella Camera, che non è molto forte questa maggioranza, e che al Senato si tengono in vita chiaramente con il voto della vicepresidentessa. Dunque, secondo me, qui loro sono nei guai. Ossia, i democratici hanno dei grossi problemi all'interno del paese, e io penso che qui assolutamente si giocherà il tutto sul costo della vita, perché l'americano vota col portafoglio. Certo, e beh, quindi insomma diciamo che dovranno proprio far parte della stessa orchestra ancora di più Powell e Biden. Sì, assolutamente, io credo a questo punto sia Powell dica, qui veramente c'è un grosso problema, perché qui lasciamo stare i pari, tipo la regione del Polesi negli anni 50, questa inflazione qui va a finire molto male, ossia, dunque problema numero uno, nemico pubblico numero uno, come ho detto prima, non è Al Capone, ma è l'inflazione, è un'altra forma di gangsterismo. A questo punto, qui devo far scendere l'inflazione, io non so come, qui utilizzeremo ogni mezzo necessario, come disse il famoso leader nero Malcolm X, by any means necessary. Allora riduciamo il bond books, ma l'impatto sarà molto più forte di quello che dicono, se tra un attimo aumentiamo i tassi di interesse, ma io non so di quanto li dovremmo aumentare, e vediamo se questo impatto c'è o no. Esatto. Ossia, questo è un punto estremamente importante, qui stiamo andando un po' veramente, andiamo a vista, andiamo a fiuto.
Esatto, Jean Ergasat, io ti ringrazio tantissimo perché Prego. a parte sei sempre, fai parte del nostro team ormai, peraltro domani pomeriggio ti ritroveremo ancora in diretta anche Sì. per vedere il giorno dopo, no, cosa succederà, Sì, perché the day adesso, after. Esatto, the day after, adesso abbiamo fatto la premessa, con te abbiamo fatto tutto praticamente stasera, la premessa, il durante e faremo anche il post. Quindi ti ritroviamo domani pomeriggio, ma come ti ritroviamo spesso da noi, grazie anche per l'aiuto con la Prego. traduzione, insomma, che non è sempre facile da riportare, e ti auguro una buona giornata. A presto, Gian, grazie. Grazie, Verla, grazie. Grazie. Allora, facciamo giusto un check su quello che sta accadendo sul mercato prima di salutarci definitivamente. Io ringrazio anche voi che mi avete mandato dei messaggi molto carini, ci ringraziate per aver seguito il dibattito fino alla fine. Noi, insomma, sapete che facciamo sempre il possibile per informare in modo corretto, quindi è solo un piacere, il mio e quello di tutto lo staff di Le Fonti TV, e speriamo sempre di farlo nel miglior modo possibile. Insomma, però è anche grazie a voi che ci date spunti, che insomma, che siete con noi ogni giorno, quindi davvero grazie in modo particolare. Allora, partiamo dall'euro dollaro che è già inquadrato. In realtà in questo momento siamo ancora a 1,0591 di cambio tra l'euro e il dollaro, però l'euro sta ancora guadagnando un po' di terreno nei confronti dell'euro, adesso ha diminuito leggermente la velocità. Vediamo anche di conseguenza il dollar index, che però è calato, 102, partivamo da 103, meno 0,60 in questo momento, prima cedeva oltre un punto percentuale. Poi andiamo a vedere i tassi di interesse, cosa che abbiamo già monitorato poco fa, ma insomma che abbiamo monitorato questa settimana in particolar modo, quando il rendimento del decennale americano ha sfiorato il 3%, siamo sempre vicinissimi al 3%, 2,93, ma in questo momento cala, come vedete, dell'1,24%. E poi uno sguardo naturalmente anche alle contrattazioni, vediamo cosa sta succedendo in America, dove i listini sono ancora tutti positivi. E allora abbiamo l'S&P 500 che è in rialzo del 2,38%, beh, hanno aumentato decisamente gli acquisti listini azionari americani, mentre Powell parlava in conferenza stampa, 2,20 per il Dow Jones, e anche il Nasdaq, che era il più debole, in rialzo del 2,46%, quindi appunto decisamente risposta positiva, almeno per il momento, vedremo poi cosa succederà per la piazza azionaria americana. Quello da ricordare, appunto, la Fed ha alzato i tassi di interesse dello 0,50, era assolutamente nelle attese, ha alzato i tassi per due volte consecutive, non accadeva dal 2006 e non accadeva dal 2000 di rialzare i tassi di mezzo punto, insomma, quindi una politica sicuramente meno accomodante, si fa per dire, perché è stata anche molto incisiva rispetto a quello che è accaduto negli ultimi anni da parte della Federal Reserve. In marzo aveva ritoccato ovviamente al rialzo il costo del denaro di un quarto di punto. Powell non ha nascosto le preoccupazioni rispetto alla guerra in Ucraina, che potrà e potrebbe, anzi lo farà sicuramente, perché non conosciamo ancora il termine del conflitto, creare e ancora più pressioni al rialzo per l'inflazione, soprattutto spinta dai beni energetici, e peserà sulla crescita. Comunque la Fed ha sottolineato anche come sulle implicazioni del conflitto sull'economia americana ci sia grande incertezza, ma che l'economia americana potrà reggere e parare in qualche modo i colpi che arrivano da quel fronte. La riduzione del bilancio della Fed inizierà in giugno, è stato chiesto anche perché non è stato pensato prima, una velocità di 47,5 miliardi di dollari al mese fino al mese di agosto, e ecco, e poi insomma Jerome Powell ha detto la Fed ha tutti gli strumenti per ridurre l'inflazione, si sta muovendo rapidamente per abbassarla, quindi diciamo che è stato anche ottimista nel pensare che potrebbe aver raggiunto il picco, comunque lo starebbe per raggiungere, e poi dovrebbe e potrebbe stabilizzarsi, ovviamente usando sempre il condizionale. Che dire, grazie a tutti voi, sto guardando ancora tutti i vostri saluti e i vostri messaggi. Carlo dice grazie mille a tutti voi e complimenti.
Un altro messaggio, vabbè, Billy ci manda un sorriso. Sergio scrive: ciao Manuela, abbiamo visto un classico comportamento dell'azionario americano che ha scontato in anticipo la negatività del rialzo dei tassi Fed in aprile. Adesso che l'evento è avvenuto si può rimbalzare. Ecco, questo è un punto che sicuramente analizzeremo anche durante le nostre dirette. Quindi grazie, grazie davvero a tutti voi, grazie a Matteo in regia che mi ha seguita per questa serata. Naturalmente domani noi torniamo in diretta sulle fonti TV. Domani è una giornata un po' particolare perché saremo presenti in Borsa Italiana, Piazza Affari, con la nostra HR TV Week, e trasmetteremo in diretta sulle fonti TV i lavori direttamente da Borsa Italiana. Poi nel pomeriggio riprenderemo le dirette da studio. Grazie davvero a tutti voi per l'aiuto che ci date ogni giorno. Vi auguro una buona serata.